Buongiorno, compare Ciuffo. Bob mi ha detto che lei mi avrebbe consegnato un pacco per lui. È vero, mia piccola Margherita, ma siccome era troppo pesante, gliel'ho spedito per ferrovia. Ah, va bene, lo dirò a Bob. Girandoli, girandola! Allora si va? Sì, bip bip. Uno, due, tre! Oh, buongiorno, mia cara Margherita. Non hai visto per caso compare Ciuffo? Certo che l'ho visto, Bob. Ah, sta bene? Certo, Bob. Oh, non ti ha dato niente per me? No, Bob. L'ho perso, ne ero sicuro. Ma cosa, il tuo pacco? Ma sì, il mio pacco, con il mio campione di zucchero. L'ha perso, come al solito. Ma no, arriverà col treno. Davvero? Sì. Oh, com'è preciso quel bravo compare Ciuffo. Andiamo subito incontro al treno, dunque. Sì, andiamo. Com'è duro. Com'è lontano. Com'è pesante. La prossima volta prenderò il treno. Ebbene, mio caro amico, lei ha 2 ore, 27 minuti e 15 secondi di ritardo. Scrutavo invano l'orizzonte e non la vedevo apparire. È colpa di questo pacco troppo pesante. Troppo pesante. Vaga impressione di essere seguito. Pista! Pista! Io sono il primo treno che guarda passare una mucca. Tra 10 secondi il treno sarà qui. Oh, vedi anche tu quello che vedo io? Una mucca a rotelle! Pista! Gigia! Il mio zucchero! Oh, meno male che non ti sei fatta niente! Puntualissima! La puntualità è la virtù dei re! Ma no, mio caro Bobo! Delle regine! Sì, vabbè, delle regine! Ma mio campione! È sparito! Ma no, Bobo! Eccolo! Oh, mia cara Margherita! Per fortuna ci sei tu! Beh, per tirarmi un po' su avrei proprio bisogno di mangiarlo! Ma vedi? Non posso! È un campione! Ecco qua! Ne ho un'altra zolletta per te! Davvero? Grazie, grazie! Tu hai salvato il mio campione! Oh, grazie! Oh, Margherita, e ora come faccio a distinguere l'una dall'altra? Quale sarà la tua zolletta e quale il mio campione? Beh, non lo so, li hai mischiati! Oh, avere 2 zollette di zucchero e non poterne mangiare nemmeno una! Cosa faccio? Cosa non faccio? Oh, questo l'arduo dilemma in cui si dibatte la mia anima affranta. Oh, ho un'idea. Li mangerò tutti e due. E tu, Margherita, mi manderai un nuovo campione. Così tutto sarà risolto nel migliore dei modi. Comunque, mio caro Bobo, non conti su di me per la consegna.